Ospiti d'eccezione nella semifinale di Tusik e Vales, Beppe Vessicchio, Adriano Pennino, Christian De Sica e Ilary Blasi, pronti a commentare le performance di dei giudici e volti protagonisti del talent show del sabato sera di Canale 5 nella sfida del playback. Tanto atteso il ritorno della Blasi in prima serata che non ha mancato di gaffe e un siparietto con la Ferilli. La gaffe di Ilary Blasi, nella semifinale di Tusik e Vales, in onda su Canale 5 sabato 9 novembre 2024, non solo tante esibizioni, ma anche qualche gaffe e scherzo. Tra lo spazio dedicato ad amici, con tanto di ospiti d'eccezione, Ilary Blasi, Christian De Sica, Beppe Vessicchio e Adriano Pennino. In tale occasione non manca l'allegria della Blasi, né la sua spontaneità e sincerità che abbiamo imparato ad apprezzare quando presentava le avventure dei naufraghi. Sembra proprio di vivere un tuffo nel passato, perché oltre a tutto ciò, non manca una gaffe, una di quelle che da sempre caratterizzano le sue conduzioni. Nel momento delle votazioni, sbaglia il cognome di Pennino chiamandolo Pennicchio, un mix tra Pennino e Vessicchio. Mi sono confrontata con il maestro Pennicchio e mi ha detto: però è bravo, e anche per me, le parole prima di essere interrotta da Luciana Littizzetto che le ha subito fatto notare l'errore. Oddio, Pennino, si è corretta la Blasi tra le risate e gli applausi del pubblico. Non solo, Ilary non ha deluso le aspettative quando con Sabrina Ferilli ha fatto divertire il pubblico in un simpatico siparietto che sapeva tanto di frecciatina, diventato anche virale sui social. Ilary Blasi gela la Ferilli su Totti. Ilary Blasi è stata ospite di Tusik e Vales ieri sera, 9 novembre 2024, per giudicare la gara playback dei giudici. Nel corso della serata Ilary provoca Sabrina Ferilli. Abbiamo amici in comune, ha commentato con l'attrice e il riferimento, per tutti, è a Francesco Totti con il quale, 2 anni fa, la Ferilli ha anche condiviso il letto, in occasione di uno sketch televisivo. La risposta di Sabrina Ferilli è stata spiazzante. Qualche pezzo ce lo siamo persi, ma la Roma è la Roma è. Tusik e Vales vince. La sfida degli ascolti TV di sabato 9 novembre, come sempre, ha avuto come protagonista un testa a testa tra Rai e Mediaset. Mentre su Canale 5 andava in onda la semifinale di Tusik e Vales, sul primo canale della TV pubblica la 7ª puntata di Ballando con le Stelle. Il talent del Biscione batte quello di Milly Carlucci con 3.538. 000 spettatori, 25,07% di share, seguito da Ballando con 3.359. 000 spettatori, 24,36% di share. Merito sicuramente anche di Ilary Blasi che ha intrattenuto il pubblico con la sua genuina goffaggine a suon di battute e gaffe, come sempre.